Bella ragazzi, bentornati sul canale di Dax e Max. Ci siamo, iTunes. Siamo ritornati, rieccoci qui su, sì, sul canale di Every Eye. Siamo qui con Metal Gear 5 Ground Zeroes, prequel del Phantom Pain, Phantom Attico, Phantom Pain, che uscirà fra un anno. Sì, uscirà fra tantissimo, infatti come probabilmente vedremo ci saranno molte cose che non vanno qui, oltre che una durata pressoché breve. Vedremo, vedremo, sicuramente ci gireremo intorno alle 5-6 ore, 10 se proprio perderemo ogni capello in giro a cercarlo. Allora, innanzitutto, bene, si inizia, siamo qua con il nostro caro Big Bossi e quindi dobbiamo infiltrarci in questa base. Per ora vediamo un'erba un po'... La pioggerellina è già un pochettino meglio, sì, i tessuti sono belli. Bagnato, sì, anche nel video non era male. Però sì, devo dire che comunque si vedono cose non... Ecco, come potete vedere qui per esempio quando cammina... C'è un po' di compenetrazione nelle parti, sì, un pochettino più in... Siamo proprio con i piedi nella roccia. O vi entrano comunque nella texture, o comunque c'è questa cosa che sembra quasi sollevato da terra in molti altri punti. Sì, purtroppo col terreno ancora c'è un po' da lavorarci, ma sicuramente Kojima, sappiamo la sua cura maniacale che ha per i suoi videogame, sicuramente migliorerà qualcosa nel prossimo finale. Speriamo che infatti per gennaio ci sia un prodotto. E intanto io faccio la testata contro il palo. Sì, diciamo che nella scatola appunto del gioco che sì, abbiamo anche un DLC da riscattare sul prossimo Phantom Pain. Sì, c'è questo DLC. Ecco qua, comunque... nel frattempo mi hanno sgamato. Yuhu. Per The Phantom Pain, da utilizzare. Yuhu. Poi quando uscirà, quindi già un incentivo in più per comprarlo. Ci aspettiamo quindi un capolavoro. Per ora, ecco, io continuo a considerarla come una sorta di beta, questo titolo, perché... E io nel frattempo posso mettere in prima persona Call of Metal Gear o Battlefield Beauty. Intanto ho rotto la luce, così non ci cagano il Kaiser. Attenzione, non ha allarmato nemmeno il tizio, quindi... Visto come sono steltone? Siamo sotto attacco però, hanno detto, quindi sì, penso non sia così idiota da dire mi è esplosa la lampadina. Io mi avvicinerei... Io intanto scalo un po' di grafica, nel senso, perché effettivamente qui le rocce non sono... Sì, c'è qualche dettaglio un po' fuori posto. Sì, non ci siamo. Se vedete quella rivina bianca, collina, vuol dire che ci hanno quasi scoperto. Le erbette qui già sono un po' più carine. Io tenterei un headshot beach da questa distanza, così. Come beach? No. Beach? No. Ho rotto ho headshotato una pianta. Sta facendo la salva a un cactus. Ho distrutto un povero cactus, e che cactus. Bene, comunque la libertà c'è, perché veramente si può passare in ogni dannatissimo posto. Sì, probabilmente si poteva entrare anche da quel cancelletto che c'era prima. Intanto ricarichiamo. Io direi che con il mirino potremmo anche spegnere. E intanto mi metto a terra così. Non dovrei... Oh, quello mi vede da laggiù. Se lo fai tenendo proprio il tasto scatto, ti sposterai più rapidamente. Grazissimo. Come grazie. Farà il nostro Snake dopo anni di strisciate a mantenersi ancora in forma con questi gomiti ormai logorati? Sì, per non parlare della schiena e del suo fisioterapista che ormai è diventato milionario. Oh, nel frattempo abbiamo un salvataggio automatico ogni tanto. La mappa si preme con il touchpad. No, scherzavo. Ma probabilmente nella parte destra, però, eh. Ah, con la parte destra del touchpad. Sì, perché abbiamo già notato da qualche gioco, come per esempio Final Fantasy XIV, sì, che il touchpad è diventato una sorta di... cioè, come quello del computer, quindi ha due tasti praticamente. Sì, cioè il destra e la sinistra. Adesso sto anche andando all'indietro con un gamberone. Sì, bella Earl. E troveremo Earl qui tra le ortiche. E infatti guarda come mi sto pulendo qui nell'erba gatta. Corri, dai, che no, strisci. No. Se corro mi sente. Avviciniamoci quatti qua. Zan 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 zan. Sopra di cosa lui. Cosa stai facendo? Ancora. Calcio in faccia. Ancora. Ancora. Calcio in faccia. Calcio in schiena.
calcio in testa, triangolo, cerchio, quadrato. Ok, l'ho premuti tutti. Tutte le figure geometriche. È molto strano con questa tutina così molto attillata. Sì, devo dire che però non mi dispiace. È abbastanza realistico. Ah no, costume. Pensavo che non ti dispiacevano le sue natiche. Sì, è un bel figone Big Boss. Rimettiamolo giù. Lac, cazzeggiare. Io salirei là sotto. Qualcuno mi ha sgamato, mi sa. No, la luce. Bene, ho seccato sia il record di stanza colpo alla testa. Attenzione, signori. Tanto un altro sta venendo a dare un occhiale. Tan 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 tara. Tan 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 tara. Hanno puntato molto sulla grafica, quindi ecco, magari il prodotto. Cioè no, il prodotto finale. The Phantom Pain sarà parecchio avanti. Sì. Hanno ancora parecchi mesi per lavorarci. Questo non è male. Sta facendo da piccolo assaggino, devo dire. Sì. Colpi tranquillizzanti. No, tranquilla. No. E ricordiamo che tra poco esce Infamous. Infamous, un paio di giorni ce lo becchiamo e ve lo beccate anche voi perché abbiamo un video per voi, un surprise motherfucker. Esatto. Solo per voi, solo per noi, solo per tutti quelli che lo vogliono vedere, se non volete vedere. È buono qui. Quindi ve lo beccherete assolutamente. Nel frattempo la luce è un 92 metri un obiettivo, quindi cerchiamo di arrivarci senza scatenare l'apocalisse. Bene, sì, le coperture funzionano bene. Sì, ecco, lui per rimanere nell'ombra sale. Sto sbirciando con l'elettro. Sbirciamo qua in giro, c'è un bel colpo d'occhio. Le texture sembrano tutte abbastanza caricate e abbastanza dettagliate anche in lontananza. Sì, è bella questa cosa che comunque finalmente c'è anche uno sfondo realistico, quindi sì. Poi magari fra due secondi ti vedo, no, non ancora. No. Però adesso sì. Eccolo. Dan 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 dan, qui Max Payne nel frattempo. E finì così la sua carriera di spia silenziosa. Sono proprio un grande stealther. Stelter Scrolls. Vabbè, dopo queste battute indecenti speravo che riuscissimo almeno ad arrivare all'obiettivo. Non ci arriveremo, però io ti affetto uno sniper. Camperiamo come si fa sempre in questi giochi. Sì, se magari giri. Eccolo. Bam! Cosa ho preso? Una granata! Mi stanno disintegrando. Bene, vediamo che questa parte un po' più d'action. Sì, adesso vi faremo vedere come si muore, perché ovviamente no, quando uno deve trovare un gioco deve anche morire. Sì, vedremo un po' l'animazione della morte. Un headshot clamoroso. Ecco, ci sono i record, queste cose simpatiche. Sì, che poi insomma comunque si verranno tutte uploadate online, ci sarà una sorta di classifica al più camperone, al più steltone, cosa che io non farò sicuramente in questa partita. Ma no, il topo, c'era il topo. Spariamo al topo. Dov'era? No, abbiamo perduto. Era un topo random, ragazzi. Cioè... topo ragno. No, quello no. Era solo un topo così messo lì a caso. Oddio, lì le erbette sono un po' messe alla cacchio, eh. Diciamo che è un mezzo next gen. Si vede comunque la natura cross gen del titolo. Però hanno fatto un buon lavoro per adesso. Per adesso mi piacque. Sì, lui ricarica tranquillamente davanti ai nemici che sparano. Ma io so figo, io so boss. E mo te metto il nos. Dai, arriviamo a questo obiettivo, porca miseria. Corri. Come si corre? Come si corre? Tiki. Scivolata di potenza. Non penso che faccia così bene scivolare appunto sul cemento, però vabbè. Bagnato tra l'altro. Ciao. Comunque è un titolo che ha divertito e ha fatto sognare tantissimi fan. Veramente, per tanti anni qualcuno abbiamo voluto. Si sta lamentando parecchio che non c'è questo platino. Ma
ci importa, ragazzi, ben poco, che, perché comunque, cioè, che ve ne frega se non si può platinare, non è il senso del gioco, è un altro, cioè il senso è giocarlo, ragazzi, non vi facciamo platinare perché vogliamo che compriate anche di fatto anche questo. Infatti Hideo avrebbe detto, avrebbe affermato che comunque i giochi che non costano, e morì, morì così. I giochi che non costano, che non vengono venduti a prezzo pieno, cioè 70 euro, non avrebbero il platino. Ma questa cosa non è vera, perché ci sono titoli come Rayman, per esempio, che sì, non vengono venduti a prezzo pieno, eppure il platino ce l'hanno, e molti altri, ovviamente. Sì. Vabbè, questo era un gameplay veloce, abbiamo visto un po' soprattutto la parte tecnica del gioco. Come vedete, abbiamo fatto cagare, siamo morti in modo inglorioso. È morto. Sono morti in modo inglorioso. E vi lasciamo con la schermata iniziale, vi facciamo vedere un attimino di Big Boss, come mamma l'ha fatto, mamma Colima l'ha fatto. Ci rivedremo con un eventuale, no eventuale, con un nuovo video, che sarà quello di Infamous Second Son. Preparatevi per delle botte da orbi. E niente, con lui così pensieroso vi salutiamo, lasciate un bel mi piace e ad un prossimo video. Bello. Ciao.